Scrigna, vai un po' piano perché mi fai veramente tremare il cuore. Mi fai tremare il cuore nerazzurro. Sono anni che io, se mi compro una maglia dell'FC Internazionale Milano come questa qui, l'ultima che ho preso, guardate che bella ragazzi, lo faccio sempre senza nessun giocatore dietro, perché troppo spesso io e tutti voi siamo stati traditi di questi mercenari. Massimo, se mi compro una maglia dell'Inter lo faccio con il mio nome dietro, ma se Milan Skriniar dovesse veramente rimanere all'Inter, ragazzi, perché anche un rinnovo non è una garanzia di permanenza all'Inter, ma se dovesse veramente rimanere all'Inter e veramente diventare il nuovo capitano dell'FC Internazionale Milano, mamma mia ragazzi, pelle d'oca a pensarci, io ve lo dico, dopo tanti tanti anni, sono almeno 6-7 anni, per la prima volta di nuovo mi prenderò una maglia dell'Inter con un giocatore dietro, con il nome di Skriniar dietro, ragazzi, tanta tanta roba, soprattutto quando parliamo di queste cifre, ragazzi, 3 milioni di euro più bonus, cioè significa alla fine potrebbe arrivare all'anno a 4 milioni di euro, che sono spiccioli quando paragoniamo questa cifra con quelle che lui potrebbe ricevere per esempio nella Premier League o in altri campionati. Lo sapete ragazzi, tutti i grandi club lo volevano, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Barcellona, perciò questi 3 milioni di euro più bonus sono veramente, è un ingaggio nel mondo del calcio, veramente un ingaggio modesto, questo veramente c'è da dire. E se poi sentiamo tutte queste cose, che c'era il suo procuratore che era pronto a creare problemi, pronto a creare casini, perché loro lo sanno, più creano problemi più ricevono soldi. Skriniar ha detto no, stop, basta, io voglio fare solo una cosa, voglio giocare a calcio e lo voglio fare con i colori del cielo della notte, lo voglio fare con l'Inter, ragazzi, veramente pelle d'oca. Ripeto, manca ancora l'ufficialità, poi ripeto, anche un rinnovo non è una garanzia di permanenza all'Inter, però veramente c'è da dire, Skriniar sta sempre più entrando nel mio cuore che veramente ha subito tantissimi traumi, ha subito veramente tanti tanti dolori di tanti tanti mercenari di merda. Skriniar, ragazzi, che è arrivato, che tutti dicevano questo qui è un acquisto mediocre, che in veramente pochissimo tempo, mai visto un giocatore che in così poco tempo è riuscito veramente da un, come dicevano tanti che non lo conoscevano tanto, di un acquisto mediocre, di diventare uno dei difensori centrali più forti in Europa, giovanissimo ragazzi, poi mai una parola brutta, veramente un leader. Io sono stato allo stadio di Inter Francoforte, partita come ho detto veramente bruttissima, perché siamo stati stradominati sia sul campo sia sui spalti, veramente una molto molto una partita molto molto brutta. C'era un certo personaggio che faceva lo sciopero, perciò alla fine sono dovuti entrare i ragazzini di 16 anni perché non avevamo più attaccanti. Veramente è stata una partita dolorosa, una partita che mi ha fatto veramente tanto tanto male, ma la scena più bella che non dimenticherò mai è stato quando De Vrij purtroppo ha fatto questo grande errore che poi il Francoforte ha segnato e stava per terra. Io sono stato il primo anello verde, perciò ovviamente abbastanza vicino al campo, e ho visto Skriniar venire da lui, aiutarlo di alzarsi, abbracciarlo e ovviamente comportarsi da leader, da capitano. Lì ovviamente mi è venuta la pelle d'oca, perché normalmente quando uno subisce un gol, anch'io ho giocato a calcio a livelli modesti, livelli bassi, me lo ricordo quando io facevo un errore, quando poi abbiamo preso un gol, è una situazione brutta perché non è che la squadra ti dice qualcosa, però tutti non ti guardano, vanno avanti perché poi deve continuare la partita ed è veramente brutto. Però se poi c'è un leader, un grande personaggio che ti fa rialzare come l'ha fatto Milan Skriniar, è una cosa che vale veramente veramente tanto, perciò sono veramente contentissimo per questa notizia ragazzi. Speriamo che l'Inter potrà costruire il suo futuro, e la base di questa nuova Inter sarà
Milan Skriniar. Questo lo spero veramente con tutto il cuore. Ripeto, ragazzi, rimango sempre scettico. Io sono fatto così fino all'ultimo secondo. Però, se Milan Skriniar dovrebbe veramente diventare il nuovo capitano, ragazzi, sarebbe tanta, tanta roba. E io sarei veramente tanto, tanto contento. Sempre e solo forza Inter, ragazzi. Viva il calcio! Iscrivetevi al canale di YouTube e seguitemi su Instagram. Ci vediamo in un nuovo video. Skriniar, mi fai tremare il cuore, grande!